Buongiorno, oggi è il 19 febbraio del 2013. Vi parlo dall'aeroporto di Malpensa con la voce un po' rauca. L'orario è presto e si ritorna a Catania per le 9:10. Vi ricordate l'episodio quando Davide riportò l'arca del patto a Gerusalemme, scritto in questo episodio in maniera particolare in 2 Samuele, al capitolo 6? Ed è scritto che quando lui portò l'arca del patto a Gerusalemme, lui cominciò a danzare come un matto davanti a Dio, e ogni passo che si faceva si offrivano sacrifici. E nel momento in cui lui riportò l'arca a Gerusalemme, la mise nella sua tenda, quella che venne poi chiamata la tenda di Davide, e poi lui diede una focaccia e un po' da mangiare a tutto il popolo, pregò per loro, li benedisse, poi ritornò a casa perché voleva benedire la sua famiglia e sua moglie Michal, la figlia di Saul, il re, il vecchio re, il primo re di Israele. Dice la Bibbia che disprezzò Davide, e Davide disse: mi sono reso spregevole ai miei occhi e lo farò ancora di più se questo significa benedire Dio e lodare Dio con tutto il cuore, e io sarò sempre onorato dai miei servi e dalle mie serve. E la Bibbia dice, alla fine del capitolo conclude, che Michal non ebbe figli. Molto spesso si è parlato di questo argomento come di una sterilità, come di un problema in realtà che ebbe Michal dal momento in cui lei disprezzò Davide e quello che fece per Dio. Però riflettiamo un attimo: in realtà Michal non era sterile, non divenne sterile. Michal non ebbe figli perché Davide non entrò più da lei. Il re Davide decise di non entrare più nella stanza e avere rapporti con sua moglie. E questo ci fa comprendere una cosa molto importante: che la sterilità a volte non è semplicemente un problema fisico, reale, oggettivo. Ma se il marito non entra nella stanza e ha un rapporto e ha un'intimità con la moglie non avrà mai figli. E quindi è una sterilità dovuta da una mancanza di intimità e non da un problema oggettivo a livello fisico. E vorrei vedere questo come il problema oggi, uno dei problemi importanti della Chiesa: l'incapacità di procreare, di avere nuovi figli, di partorire nuovi figli. Il problema della Chiesa non è la sterilità, il problema della Chiesa è che non ha intimità. La mancanza di intimità con lo Spirito Santo impedisce alla Chiesa di concepire, e questo la rende sterile. In realtà la Chiesa non è sterile, perché la Chiesa è benedetta e la Chiesa è nel benedetto in eterno, ma la mancanza di intimità le impedisce di concepire e quindi di partorire. Allora l'incoraggiamento che vogliamo dare questa mattina ad ognuno che ascolta, alla Chiesa, è: ritorna a dare la tua intimità a Dio, ritorna a stare insieme al tuo Signore e permetti allo Spirito Santo di concepire cose nuove, i suoi sogni, i suoi progetti, le sue vie, perché la Chiesa non è sterile, tu non sei sterile. Quello che a volte manca nella nostra vita è quella mancanza di intimità. A volte siamo così impegnati per Dio che ci siamo dimenticati di Lui. Allora smettila di affaticarti, di fare cose incredibili per Lui per un istante, e considera il fatto che Dio desidera stare con te semplicemente perché ti ama e non perché ha bisogno della tua opera. Dio ti ama e vuole stare con te. Offrigli la tua intimità in questo giorno, affinché lo Spirito Santo possa concepire cose nuove nella tua vita e affinché tu possa partorire cose straordinarie da parte di Dio. Dio ti benedica, buona giornata.